Coprifuoco esteso alle 23 nel mese di maggio, ma limitazione impensabile per l'estate. Ribadisce un concetto che va manifestando da tempo l'assessore alle attività economiche del comune di Rimini, Jamil Zadegovat, e sul quale torna alla vigilia del nuovo decreto anti-Covid, in vigore da lunedì prossimo, condividendo alcune considerazioni fatte dal presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. La conferenza delle regioni ha proposto un allungamento di un'ora del coprifuoco, portandolo alle 23, rimarca Zadegovat. Capisco le ragioni del governo nel voler mantenere almeno per qualche altra settimana il limite prudenziale richiesto dal CTS delle 22, ma è altrettanto vero, come ci ha insegnato l'esperienza dei mesi scorsi, che comprimere gli orari porta ad assembramenti e situazioni di più difficile controllo e di maggiore spostamento tra un luogo e l'altro nelle fasce orarie concesse. Lo stesso vale per l'ipotesi di aprire locali all'interno solo dal 1 giugno e fino alle 18. Potrebbe portare più problemi che vantaggi. Che fare dunque? Fermo restando che deve essere la salute, i dati connessi ad essa, la priorità assoluta, aggiunge l'assessore alle attività economiche di Palazzo Garampi. Io credo che possa essere possibile riconsiderare di portare la chiusura alle 23, magari con una precisa gradualità già durante il mese di maggio, garantendo i locali il massimo rispetto delle prescrizioni della sicurezza. Sicuramente non è pensabile un coprifuoco come quello attuale durante l'estate. Anch'io, come il presidente Bonaccini, conclude Zadegovat, preferirei una maggiore flessibilità su questo aspetto, in un provvedimento complessivo comunque sostanzialmente positivo sul fronte della ricerca di equilibrio tra salute e lavoro.